dietro che non si vede, che sta facendo oggi un lavoro mitico, il nostro unico, inimitabile, indispensabile Graziano! Grazie, grazie! Ma no, non dovete! Non... Ma no, io non voglio stare qua dietro! Si capisce che sono io che sto parlando, Beppe? No, neanche no, no, è Graziano, no? No, no, è Graziano. Sai che lui... No, no, ma lasciatemi qua! No. Ma... Comunque grazie, Graziano, perché sta facendo un lavoro... No, 25 mucche sono morte. Ma una tragedia. Ma scusi, e lei che è notaio le deve registrare, registra anche le mucche morte. A Fiorlandia c'è tutto, insomma. Mamma mia, non deve scappare perché queste 25 mucche le deve registrare. Prima ci ha detto appunto che non può stare troppo in collegamento, per cui la perderemo presto. Non rida, notaio, non rida. La vediamo. Chiedo in aiuto alla regia. La cosa più timida del mondo. Ah, la cosa più timida del mondo. Oh, eccola. E qual è la cosa più timida del mondo? Il semaforo, perché diventa sempre rosso. Ma un mito, certo, che ci ha detto poi alla fine sono morte 25 mucche, sono decesse. Insomma, è una cosa. Annaggia, sto Covid sta massacrando in una maniera incredibile. Allora, io direi partiamo anche con direi, scusa, visto che siamo in vena di battute così, direi Muccovid. Il mucco. Applauso, io direi qua deve scattare un mega applauso. Vada, non trova l'effetto. Bestia, che voi, ma senti che tun, 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 tun. Ma chi è che faceva tun, tun, tun? Il nostro mitico regista Beppe, lui, no, il bassista. No, era uno che passava di lì per caso. Va là. Non riesco più. La maga della Mecca. Che cento ne dice e una la zecca. Ma oggi abbiamo in collegamento niente poco di meno che il Conte. Eccolo lì. Buongiorno Conte! Buongiorno! Chi è? La governante! Ah, la governante! Vabbè, elogio, mi scusi! Io me ne lavo! Conte Sbroglia! Del regno di Fiorlanda! Possedo un palazzo con scuderie e stalle e con molti cavalli, mucche e altri animali. Ma a seguito di questa pandemia, brutta bestia, che nemmeno la Befana è riuscita a portarla via, a Bolletta mi son ritrovato e la fidanzata mi ha lasciato. No! La tristezza e un pochino d'allegria, perché sappiamo amare, chi con gesti, parole e effetto ci fa capire che siamo tutti uguali. Viva noi, viva tutti, e sorridiamo felici di essere. Ma ci inchiniamo. Ma ascolti, ma alla sua governante cosa gli fa fare? Tu, con la scena che mi fa male. Eccolo lì, c'ha la schiena che gli fa male. Ma paga no. Poverino, ha perso tutto, è logico che non la paga. Sicuramente avrà i soldi, sicuramente sarà intelligente, bella, poi vabbè, vedremo cosa passa a Fiorlandia. Vedo che ha freddo anche, cosa è successo? C'è tantissimo freddo qua. Sono atterrato in un pianeta di ghiaccio. Ho fatto è una sceso dall'astronave? Sì, sono sceso dall'astronave. E sono sceso su un pianeta di ghiaccio e qui fa un freddo micidiale. Vedo ghiacciai, lastre di ghiaccio. Chi gliel'ha fatto fare di scendere? C'è una popolazione. Una popolazione aliena? No! Sì, come una popolazione aliena? Sì. Scoop, qui a TRM, grazie ai nostri potenti mezzi, abbiamo scoperto una popolazione aliena. Ma li ha visti?
Sono esseri fatti di ghiaccio. Si chiamano i gelidi. Si chiamano i gelidi. Ma e quel pianeta lì ha un nome? Ah, la Cassiopea. Il pianeta è la Cassiopea. Con gli abitanti che sono i gelidi. Ma è lei chi gliel'ha detto? Che si... la cappa. Va bene, con la K. Per questo che allora le informazioni erano giuste. Lei sta girando per tutto il sistema stellare, pianeti, l'universo alla ricerca dei covidiani, che però è difficile da scovare perché ci dica. Oggi ho preparato una canzone che non è tanto famosa, lo ammetto, però è deliziosa, mi piace un sacco. Ma... Ci dica. Oggi vi ho preparato la canzone di Jet Robot, citata dai Mini Robots per la EMI Music. Perfetto, allora la lanciamo, via! La voglio dedicare a tutti gli amanti. Oggi è una puntata un po' così, che va un po' tutto così, che qua il tempo scorre, passa e se ne va e non ti senti più bambino. Ma allora, ha perso tutti i soldi, però vuole cercare una moglie ricca. Non è che si presenta proprio bene così. Bello è bello, lo vediamo. Mizu, sapò du dil mi, eh? Dica lei. Tanto bravo, le tanto bravo. Ah, è bravo, è buono. Ma a livello fisico com'è messo il ragazzo, il Conte? Com'è lei, Conte? Come si vede? Bello, brutto? Bello come il sole! Sì, signor Mizu, mi permetto di fare una cosa! Ecco, mi dica quante ne vuole? Due! Come due? Mizu! Ecco, quante ne vuole, Conte? Una, Mizu! Ah, una, ecco. Ascolta. Ma non vedi che sono entrato in una caverna? Ah, è entrato in una caverna di ghiaccio adesso. Qua e i gelidi, mi sembra un gruppo degli anni 60. Cioè, qui abbiamo un collegamento oggi con il Conte Menelao e il nostro inviato speciale qua, Paperetti. E praticamente sono due uomini soli ultimamente, perché qua Paperetti è là solo come un disperato, guarda, là nella grotta al freddo e al gelo, al ghiaccio, è là da solo. Con i gelidi. Con i gelidi. Mizu! Oh, dica! Siccome mi portavano alla celebrità, no? Perché anche a Fiorlandia c'è il celebrità? E via dicendo, ne faceva di cotte e di crude. Io sì. Ma vedo dietro la sua governante, che deve essere una bella bestiolina, che fa dei versi, insomma. Posso testimoniare. Ah, può testimoniare. Ma ascolti, ma non è che ha provato anche con lei, vero? Cioè, ragazzo... Assolutamente no. Ah, ecco, perché se no abbiamo visto che lei... Spam! È un bell'uomo con gli occhiali, vabbè, però... Con il neo, che il neo è quello che quando... Segno di nobiltà. È segno di nobiltà. Solo i nobili nascono col neo. Qualcuno nasce in faccia, qualcuno da qualche altra parte. Il Conte gli è nato in faccia. Succedendo di tutto. Cos'è successo qua, Paperetti? Cos'è successo? Ma ha detto che è caduto. Cosa ha fatto? Dica. Sono caduto su un gelido. E mi è venuto il gelone. E beh, d'altronde, questa è una freddura, d'altronde è al freddo e al gelo, non poteva venire che era una freddura. Il problema è che poi dopo tutte queste, non si possono neanche dire le parolacce, comunque diciamo, dopo queste belle battute freddure, no, noi dobbiamo anche riprendere seriamente a parlare, qua diventa sempre più difficile. Conte, ci tiri su lei il morale. Lei per caso ha una barzelletta pronta da dirci, Conte? L'ho preso in castagna. No, non ce l'ha. Guarda, chiede aiuto alla regia. Mizu! Oh! Ce l'ha il colmo. Ce l'ha il colmo. No, aspetta che descrivo un attimino. Allora, voi dovete capire che quando lui parla, parte, è indietro di un metro dalla telecamera.
quando vuole parlare si lancia sul microfono e io vedo questi due occhi che escono dalla telecamera e me li ritrovo qua in studio praticamente. E allora ecco, un altro momento solenne, il conte ci dirà un colmo. Dica. Pronto. Se qual è il colmo di una Ferrari? Il colmo di una Ferrari. Aia. Qua mi sa che... E il colmo non la so. Dica. 007. Aiuto. Conte, noi capiamo adesso lei perché è pieno di donne. Perché è un umorismo profondo, intenso, che va dritto al centro del problema e che scava e lascia lì le donne stecchite, proprio non hanno più parole quando la sentono parlare. Ma io li piglio come intelligenza. Ah, ecco, al suo castello sequestrato, oh, ecco che ha tolto il cappello, ha mostrato la sua folta chioma. Dica. Nessu. Dica. Buonanotte, grazie da tutto. Ma questo lo sapremo solo nella prossima puntata. Ma il cielo è sempre più blu.